Gli interventi di manutenzione e soprattutto i mancati interventi di manutenzione finiscono ancora una volta sotto i riflettori. Sono opere che sono necessarie su tutto il territorio a rischio idraulico ed idrogeologiche ed hanno bisogno di fondi che purtroppo arrivano sempre più col contagocce. Ed ecco che gli interventi procedono con lentezza, gli alvei spesso sono bloccati, i canali perdono la loro efficacia ed il maltempo poi fa tutto il resto. Mettere in sicurezza senza avere finanziamenti adeguati significa pura utopia. In diverse zone ci sono opere idrauliche importanti, come a Sarno, ma il rimpallo di competenze ha creato negli anni un problema di manutenzione che chiaramente non procede come dovrebbe. E Sarno è soltanto un simbolo, solo un'area, perché tutto l'agro sarnese e nocerino finisce sotto il problema della manutenzione, che parte da un problema di fondi che non ci sono. E quindi bisogna fare delle scelte sugli interventi, si va dalla condizione più grave, ma altre spesso ugualmente gravi purtroppo restano indietro. Del resto il rischio idraulico è un concetto molto complesso. Per ridurlo, in particolare nei centri abitati a valle, gli obiettivi principali da conseguire sono mantenere innanzitutto in perfetta efficienza il reticolo idraulico naturale, consentire all'acqua di seguire il suo percorso naturale, ridurre la velocità delle acque di piena a monte. E della necessità di avere fondi per garantire le opere sui territori, ne abbiamo parlato con il prefetto di Salerno, che confida nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È fondamentale, noi ci auguriamo che anche attraverso i fondi del PNRR si possano raggiungere, anzi io ritengo che sia quella proprio la mission principale. Io parlo spesso della necessità di manutenzione del territorio e di ripristino delle opere, è veramente la strada maestra per evitare di avere altre tragedie.